Io non mi potrei mai permettere di dare un suggerimento al Presidente della Repubblica né una sfiducia ai partiti, semplicemente la preoccupazione di chi da sindaco vede i rischi di questo vuoto e chi da sindaco si vuole, come dire, vuole dare un'idea in un momento così difficile. Quindi non è una frase detta così in un momento di sconforto politico, ma è una strada che secondo me potrebbe far uscire l'Italia da questo pantano. Anzi, è per aiutare i partiti ad avere il tempo a organizzarsi, aiutare le forze parlamentari a fare le leggi con la centralità del Parlamento e nel frattempo sindaci eletti direttamente dal popolo, espressioni di tutte le aree politiche, da centrosinistra al centrodestra, dai 5 Stelle agli autonomi, ai civici, a quelli legati ai territori, potrebbero, come dire, aiutare il paese anche a renderlo più coeso. Io ho sempre questa immagine che mi colpisce, il rancore forte che caratterizza le forze politiche, no? Anche in questi giorni, e la forte coesione che c'è tra i sindaci. Allora dico sempre, se l'Italia ripartisse dai territori e quindi dai sindaci, sarebbe più unita nella valorizzazione delle differenze. Quindi a me non è una proposta politica, non è una candidatura a guidare il paese, perché chi fa il sindaco tutto anela tranne che avere ulteriori incarichi. Però noi facciamo parte anche delle istituzioni del nostro paese, siamo italiani e siamo molto preoccupati che mentre c'è la politica del pendolo, la politica dell'incapacità di decidere e la politica dell'immobilismo, c'è chi ogni giorno senza soldi cerca di portare avanti il paese e renderlo più forte, più uguale, più giusto e con minori disuguaglianze. Quindi se possiamo essere utili al paese in qualsiasi modo, io penso che i sindaci farebbero la loro parte, punto. Mattarella saprà benissimo quello che deve fare e sicuramente farà altro.